Buongiorno, benvenuti alla Zuppa di Poro di oggi, mercoledì 19 dicembre. Allora, i temi fondamentali della giornata, ovviamente dal punto di vista politico, riguardano la manovra che l'Europa ieri sera, attraverso il suo vicepresidente Dombrovskis, o come si chiama, avrebbe detto che è accettata. Beh, su questo i giornali ovviamente si interrogano perché adesso ci sono tutti i passaggi parlamentari, bisognerà fare questi maxiemendamenti, poi addirittura si dovranno fare dei decreti con i quali portare, diciamo, operativamente il buongiorno Rita, il decreto dignità, il decreto, scusatemi, i decreti sulla quota 100 e sulla questione del reddito di cittadinanza. Ma i giornali si dividono tra quelli che sfottano questo governo, Repubblica è uno di quelli specialisti nel farlo, perché dice che cavolo, tutto questo tempo perso per poi arrivare al punto di partenza. E molto divertente ovviamente la battuta di Berlusconi su questo, che dice, beh, insomma, altro che governo sovranista, se fosse stato così sovranista non si sarebbe fatto dettare la manovra dalla Commissione europea. In una singolare coincidenza, Berlusconi, come Tito, giornalista della Repubblica, ricorda la battuta di Salvini del 24 ottobre che diceva: Bruxelles può mandare tutte le letterine del mondo, ma noi non cambieremo questa manovra. Ma il punto fondamentale su questo, sovranisti, non sovranisti, cambiare o non cambiare, è che il punto che tiene il governo è che questa manovra in realtà non è cambiata nella sua schifezza, aggiungo io, non è, cambi è cambiata nei saldi. Loro sostengono per fare quota 100 e per fare reddito cittadinanza sono necessarie meno risorse, peraltro è anche questo abbastanza ridicolo perché, per esempio, per il reddito cittadinanza il Movimento 5 Stelle stimava in 17 miliardi necessari, poi sono diventati 9, meno 1,8 per i centri dell'impiego, ora sono scesi a 7, meno 1,6. Beh, insomma, è una coperta che si restringe, si allarga a piacimento dei partiti politici, ma questo devo dire che è avvenuto in qualsiasi finanziaria. Difficilmente un governo è riuscito a fare una finanziaria senza poter dopo trattare con l'Europa, forte o bassa che sia la sua credibilità in Europa. Questo è avvenuto in tutte quante le finanziarie degli ultimi anni. Polito dice un'altra cosa altrettanto interessante sul Corriere della Sera: se il governo sovranista cede ai diktat di una commissione così debole e in scadenza, beh, insomma, vuol dire che in realtà noi abbiamo un legame con l'Europa molto più forte di quanto potevamo immaginare. Gli unici effetti economici che oggi si possono giudicare non sono tanto quelli di una finanziaria, che ripeto, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e quota 100 mi sembra una follia, ma il famoso decreto dignità, con un nome assurdo, cioè quello di dignità, si pensava di creare il lavoro per decreto. Questa minchiata del decreto di dignità viene spiegata molto bene oggi, a 4-5 mesi di distanza, dall'amministratore delegato di Adecco, che è una delle società, mi sembra una multinazionale svizzera, che si occupa di fornire lavoro. È un'agenzia di collocamento privata. Nacquero queste agenzie di collocamento private volute molto dalla riforma Biagi, e lui ci spiega nel dettaglio per quale motivo operativamente questi nostri politici fanno le riforme, ma non si rendono conto, ad esempio, che inserire tre diverse motivazioni per la causale sono una roba da pazzi per, ovviamente stiamo parlando, rinnovare contratti a tempo determinato. E inoltre l'amministratore delegato di Adecco, intervistato oggi dal Corriere della Sera, ci spiega per quale motivo a novembre sono diminuiti di 20.000 unità gli occupati, e questo trend purtroppo continuerà, perché le aziende difficilmente prenderanno gli occupati così come prevede una legge che non fa i conti con la realtà. Ma la notizia più importante, poi oggi si parla anche del ponte a Genova, se l'è aggiudicato Salini con Piano. Adesso voglio capire se il ponte di Piano, come ci aveva promesso, è stato regalato o meno. Io ho qualche dubbio che alla fine Piano abbia regalato il ponte. Vi ricordate quel ponte che regalava? Ma forse è così, perché oggi ho fatto un po' di interviste, però vi dico soltanto una cosa: io le interviste di Piano non le leggo. L'affidabilità di queste interviste sono una specie delle grandissime marchette che noi rivolgiamo al principe delle Archistar con sede in Svizzera. Svizzera. Ma il punto fondamentale che mi chiedo e vi chiedo è un altro: per quale motivo ogni volta che vediamo il progetto, un rendering del ponte, si vedono queste specie di pratini verdi con le famigliole, col bambino accanto, tutto bellissimo? È una presa per i fondelli, non ce l'ho contro il ponte Morandi, contro Piano, ma ce l'ho contro questa specie di rappresentazione della falsità, non della realtà, perché quel ponte non andrà sui pratini verdi, andrà su una ferrovia, andrà su delle case distrutte, andrà su una zona
zona residenziale che è stata costruita sotto il ponte. Insomma, mi viene molto da ridere come quando con le immagini noi raccontiamo delle fake news nel mondo in cui le fake news sembrano soltanto quelle di Instagram. Beh no, le fake news ce l'abbiamo anche in queste foto, in questi meravigliosi rendering dei ponti che poi alla fine vedremo come finiranno. Nella finanziaria è prevista una ecotassa. Il Tempo, in prima pagina, forse l'unico giornale, che dice che in realtà questa ecotassa, che viene considerata solo per i SUV, e poi cosa sono i SUV, in realtà si applica anche alla Fiat Tipo e alla 500. La tabella dell'URAE, ma non solo dell'URAE, di tutte le agenzie automobilistiche, vi farà vedere come questa ecotassa sarà una tassa in più per voi. Chiaro? Questi fanno la tassa in più per voi per defiscalizzare la Smart elettrica, che ovviamente non ci date da nessuna parte, lo spiega oggi Pierluigi Bonora. Il problema di queste macchine elettriche è che o abiti in centro e c'hai la colonnina in casa tua perché c'è una bella casa, sennò che cacchio ci fai con questa auto elettrica? Figuratevi, io sono un privilegiato, io l'auto elettrica me la comprerei più, ma che me ne frega a me? Ma l'idea che tu debba tassare la Tipo e debba tassare la 500 per far comprare a me la Smart elettrica da fighetto, a me va benissimo, ma questa è la grandissima operazione regressiva per cui togliamo i soldi ai poveracci per darli ai ricchi. Continuiamo così. Poi dopo avrò un problema perché la mia Ferrari o la mia Maserati o la mia Porsche verranno tassate troppo? Sì, può anche darsi. Ma insomma, rispetto al danno che facciamo all'economia, questo è pari a zero. La cosa più divertente di oggi però la tira fuori il Sole 24 Ore con un pezzo di Platerotti. State attenti perché la cosa sembra complicata ma è semplicissima. La Banca Centrale Europea, che vigila sui mercati, ogni due anni fa i cosiddetti stress test, che sono una minchiata fenomenale. Lo ha spiegato Taleb in tanti suoi libri, ve lo spiego io con un buon senso. Perché che cosa si dice? Siccome vogliamo evitare che le banche vadano in default e che ci sia un grande rischio, cerchiamo di stressare la situazione per le banche, vedere cosa potrebbe succedere alle banche, non so, se non cresce il PIL, se i tassi di interesse aumentano, ci inventiamo delle condizioni di stress per vedere come reagiscono le banche europee. Prima questione, queste robe fatte a tavolino non hanno nessun senso perché, come spiega appunto Taleb, ogni tanto c'è il cigno nero che non è previsto da nessuno stress. Seconda questione, a differenza di come si mettono questi stress, non so, sui tassi di interesse o sui derivati o su altre tipologie, si fa male più a una banca di un paese che a una banca dell'altro. E anche questa è un'altra minchiata dello stress test. Ma non voglio entrare sulle minchiate di stress test da un punto di vista macroeconomico e ideologico. La cosa fondamentale è che scopre Platerotti oggi sul Sole 24 Ore che l'attuale presidente della Bundesbank, che era del Bundestag, che era prima ministro dell'economia, Schauble, ve lo ricordate, il tremendo Schauble, manda una serie di lettere alla capa della vigilanza della Banca Centrale Europea, che si chiama Noyer, e gli dice: scusami, ma quanti soldi hai speso per questi stress test? La prima volta nel 2014 ha speso 25 milioni per una società di consulenza senza gara. E passi per questi 25 milioni, non voglio certo fare il grillino, per tenere su un sistema economico europeo forse puoi fare il stress test. Abbiamo capito che non servono a nulla. Ma la cosa fenomenale è che nel 2016 e nel 2018 la società che si è occupata degli stress test delle banche europee, in funzione di quelle pagelle, poi le banche italiane hanno dovuto fare aumenti di capitale, fondersi, fallire, chiedere aiuti allo Stato. Chi era che ha fatto gli stress test che hanno così dato noia anche alle banche italiane? Una società americana che si chiama BlackRock, che si occupa, sapete che cosa nella vita? Di comprare e vendere azioni e titoli e banche in tutto il mondo. Allora tu dici, tu cara Noyer, ci rompi le balle sulle nostre banche e fai fare l'analisi dei costi e benefici e dello stress test a una società BlackRock che poi peggio vanno le nostre banche e a meno le compra. Io non voglio fare il complottista, ma ragazzi è una cosa da pazzi, è una cosa da pazzi. È bene che oggi Platerotti lo ha scritto con grande evidenza sul Sole 24 Ore. Complimenti. Gli appalti, si lamenti Repubblica, è passata una norma invece, secondo me, di questo governo sacrosanta. Avete sentito bene? Sacrosanta. I comuni oggi potranno fare appalti senza andare a gara, passando gli appalti da 40.000 euro a 200.000 euro, cioè fino a 200.000 euro non potranno fare appalti, potranno non fare la gara. Quindi daranno i soldi all'azienda, alla cosa. Allora sapete come la vive questa cosa Repubblica?
Repubblica a cui non gli va bene mai nulla, il paese non cresce, non gli va bene, cioè non gli va bene mai nulla. Cosa dice Repubblica rispetto a questa norma sacrosanta di questo governo? Fuori controllo, 7 miliardi di euro di appalti che i sindaci spenderanno senza nessun controllo. Siete dei cornuti. Perché se voi non capite che spendere 200.000 euro senza fare una gara da parte di un comune è solo la possibilità di poterli spendere, perché altrimenti gara, non gara, controlli, non si spende più nulla in questo paese, è tutto bloccato, chapeau a questa norma del governo che permette ai comuni e ai sindaci di spendere fino a 200.000 euro senza gara. Sì, ci saranno dei corrotti e chi se ne frega, ci sono anche con le gare, ci saranno degli amici che prenderanno gli appalti, sì, ma chi se ne frega, meglio questo che non fare una gara, che non paralizzare l'Italia e non paralizzare tutti i comuni di questo mondo perché dobbiamo fare quello che i signori di Repubblica ci chiedono e si è visto difatti dove vanno gli investimenti. Di questo oggi direi che per il momento è tutto, vado un po' di corsa perché sono in partenza, domani ci vedremo se ce la faccio domani mattina da un altro paese e direi che per il momento è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, ciao!